non riesce l'attacco al primato del girone D di terza categoria, al Girifalco, che si fa superare in casa dalla Goodfellas, la capolista Goodfellas, per 2-1, e rimane in terza posizione, adesso staccato di 6 punti proprio dal primo posto. Invece fa il suo dovere il Tiriolo, che battendo per 2-1 il San Pietro Apostolo rimane a ridosso appunto della Goodfellas a 2 punti, 38 punti, per continuare a sperare di lottare per la prima posizione. Nello specifico il Girifalco, che era andato in svantaggio con Masciari per la Goodfellas, aveva pareggiato nel secondo tempo al 65esimo con Totaro, ma poi 10 minuti dopo ci pensava Lorenzo per la capolista in trasferta di segnare il gol del 2-1, che vale 3 punti importantissimi. Per il Tiriolo abbiamo la doppietta di Nisticò nel primo tempo e nel finale proprio del secondo tempo, e Rotella per quanto riguarda il San Pietro Apostolo il gol al 65esimo. Vince lo Staletti in trasferta e accorcia sulla terza posizione, riportandosi a un punto dal Girifalco. I due gol di Aversa e Procopio consentono alla squadra dello Staletti, battendo l'Excalibur Fronti in trasferta, di portarsi a 33 punti esattamente contro i 34 del Girifalco. Vince anche il Maida, ma in questo caso abbastanza facilmente, 7-0 contro l'ultimo in classifica, il Grifone di Catanzaro, con 4 gol del suo bomber Bacari. E per quanto riguarda il resto della giornata, il Cortale batte le Kennedy e le Aquile per 4-1, e la Serra Stretta viene sconfitto in casa dall'Atletico Ferroleto per 3-2, ma qui stiamo parlando di posizioni di rincalzo della zona alta della classifica, e diciamo che in pratica con i 30 punti della Cortale dovrebbe chiudersi la zona che può consentire alle squadre di lottare per la salita in seconda categoria.